in televisione uno dà le dosi molto generose, uno nulla, perché io tendo a non dare il peso preciso in modo che uno possa poi programmarsi la ricetta come meglio crede. Però c'era bisogno di una traccia, perché molta gente si perde un po' per strada vedendo la televisione, non c'ha mai Sky, quindi non registra una cosa e l'altra, insomma, ho capitolato, come si dice. A un certo punto mi ha detto, cioè, ma dai, scrivi un libro. Non è stato facile, devo dirvi, anche perché tutto quello che era il materiale fotografico non c'era. Quindi abbiamo ricominciato da capo e fatto 80 ricette e 4 stagioni nell'arco di una settimana. Vi assicuro che non è stato facile. Beh, è essenziale avere un orto vicino alla cucina, per quanto mi riguarda. Io ho avuto sempre la fortuna, fin da piccolo, di avere la campagna vicino Roma, il giardino a Roma, la volontà mia personale di vedere come si trasforma una cosa in un'altra. Cioè, cucinare non è solo mettere l'acqua, ma è proprio vedere il prodotto come si trasforma. Così, per prova, anche in terrazza a casa, mettete 4 pomodoretti, piantate 3 piante di pomodoro, assaggiate un pomodoro appena raccolto e assaggiate uno di quelli che comprate. Beh, la differenza è enorme. Ora, è chiaro che nelle grandi città è quasi impossibile, però ci sono tanti tentativi da parte di persone che fanno gli orti cittadini, nei centri commerciali, nelle terrazze. Si comincia a vedere questa richiesta del prodotto vero, fresco, che difficilmente si trova. Spesso e volentieri è una forzatura, quindi è stato in una serra, è stato in un posto dove normalmente non sarebbe dovuto essere, quindi già un sapore diverso. E poi costa, quindi perché andare a prendere delle cose che stanno in una serra o vengono dal Cile, da chissà dove? Prendiamo quando è ora quello che ci dà l'orto. Vero è che quest'anno il tempo è stato un fausto, quindi pensate, io da orto e cucina ho dovuto fare delle trasmissioni che si chiamavano Porta e Cucina, Monti e Cucina. Perché? Perché l'orto non dava niente. Io sto in Umbria, agghiacciato fino a poco tempo fa, ed era un po' un disastro. Quindi non sempre poi uno si può approvvigionare dall'orto vicino casa, perché l'orto vicino casa non c'ha niente. Però si cerca comunque di sopperire con delle cose comunque italiane, perché per esempio il pomodorino che viene dalla Sicilia è sempre comunque buono. Quindi tutto deve avere una logica, e poi ecco, non esageriamo nel fissarci sulle cose.